Questa settimana il venerdì dal sindaco è a Cesana Torinese, una delle mete classiche dei torinesi, dei liguri, anche dei lombardi, famosa naturalmente per lo sci, quindi le piste dei Monti della Luna, le piste di San Sicario, ma anche l'estivo è uno di quei periodi molto importanti per il turismo a Cesana. Un turismo legato all'ambiente, alle escursioni, allo sport, alle tante attività all'aria aperta che si possono fare e che ci racconta il sindaco Roberto Vaglio. Per chi la conosce, Cesana è ambiente, è natura, sono meravigliose passeggiate, ottimi servizi al turista e al cittadino, comodità di trasporti, a un passo dalla frontiera con la Francia, con credo il territorio che dà una risposta completa tra laghi, monti, foreste, perché Cesana sono 122 km quadrati, un'estensione notevole, con tutti i gradi di difficoltà, dalla passeggiata tranquilla per i bambini, per gli adulti, per gli anziani, a delle uscite più impegnative, più sportive, che possono coinvolgere anche i ragazzi, le giovani generazioni, che poi la sera troveranno modo di divertirsi, di poter stare assieme pur in un ambiente che consente il distanziamento e la sicurezza. Grandi possibilità di turismo e di attività all'aria aperta a Cesana. Come comune devo dire che abbiamo un'offerta turistica relativa allo sport molto ampia, oltre ovviamente alle escursioni, sentieri, che hanno preso molto piede anche le e-bike. Abbiamo un'offerta di bike qui in paese, anche nelle frazioni, molto elevata. Abbiamo il Parco Avventura, che è anche indicato non solo per i grandi ma anche per i piccoli. C'è il nostro ponte tibetano, che è il più lungo d'Europa ed è, diciamo, una delle attrattive maggiori qui in Alta Valle. E come comune l'offerta si amplia sia nella città di Cesana sia nelle frazioni, con molti campi da tennis. Abbiamo su San Sicario un campo pratica golf, una piccola piscina. Oltre a tutte queste cose qui, ovviamente la natura, questo la natura, poco ma sicuro, lo Shaberton e tante escursioni e anche tanta cultura. Le associazioni delle varie frazioni si occupano di mantenere in vita determinati interessi culturali come la Casa delle Lapidi o il Museo Etnografico che abbiamo a Fenils. Certamente durante l'estate a Cesana non ci si annoia perché le manifestazioni, i momenti di incontro sono molti. Quest'anno, sempre Covid permettendo, chiaramente abbiamo preparato un'estate molto ricca con eventi, concerti, spettacoli teatrali, mercatini dell'antiquariato e di cose varie, proprio per dare al turista la possibilità di passare ore serali e pomeridiane in compagnia del nostro paese, dei nostri cittadini, dei nostri ristoratori, albergatori. Insomma, tutti quanti ci stiamo dando da fare per far sì che venga un'estate bella, godevole e che soprattutto si possa ricordare col tempo, in modo che la gente abbia un buon ricordo di Cesana e tutto quello che offriamo.